Benvenuti a questo webinar. Io sono Michela Di Bitonto di Formed PA. Oggi abbiamo ospite Valeria Montanari, assessore alla città collaborativa, lavori pubblici, cura dei quartieri e trasformazione digitale, con delega anche alla partecipazione, laboratori cittadini, centri sociali, cura della città, innovazione tecnologica e attuazione del programma. Quindi moltissime deleghe e incarichi. E oggi ci parlerà dell'esperienza del Comune di Reggio Emilia in termini di partecipazione. Io, mentre aspettiamo che si colleghino altre persone, vi ricordo che questo ciclo di webinar organizzato nell'ambito di un progetto Azioni di Sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti telematici, un progetto con il Dipartimento per le Riforme Istituzionali realizzato con il supporto di Formed PA, che ha proprio l'obiettivo di rafforzare le politiche di consultazione e partecipazione delle pubbliche amministrazioni e quindi diffondere la cultura dell'amministrazione aperta. Mi prendo qualche altro minuto per ricordarvi che nell'ambito di questo progetto e nell'ambito di un'iniziativa congiunta anche con il Dipartimento della Funzione Pubblica, sempre con il supporto di Formed PA, abbiamo realizzato due importanti strumenti che sono online, la piattaforma partecipa. .gov.it, dove sono attive delle consultazioni pubbliche in sperimentazione su questa nuova piattaforma del governo italiano dedicata proprio ai processi di consultazione e partecipazione pubblica. Quindi vi invito, insomma, ad andare a questo link e a partecipare alle consultazioni attualmente attive, anche un portale, consultazione.gov.it, dove invitiamo tutte le pubbliche amministrazioni a segnalarci le consultazioni pubbliche attive. In modo da fare da aggregatore delle consultazioni attive sul territorio italiano. Quindi c'è una funzione proprio a disposizione di cittadini e pubblica amministrazione attraverso la quale possono essere segnalate iniziative di consultazione pubblica, proprio perché questo portale vuole fare da aggregatore su tutto ciò che avviene in termini di consultazioni sul territorio italiano. Per quanto riguarda il nostro ciclo di webinar, questi webinar appunto dedicati alla partecipazione sono andati a raccontare le forme di coinvolgimento che si possono attivare nelle pubbliche amministrazioni e anche i metodi che si possono adottare per appunto creare questo rapporto bilaterale tra cittadinanza e l'amministrazione pubblica. Abbiamo visto l'esperienza di precedenti webinar, l'esperienza di Milano e oggi appunto vedremo l'esperienza del Comune di Reggio Emilia, mentre domani verrà presentata alle ore 12 l'esperienza della rete civica di Milano. Guarda che però adesso stanno partendo, bisogna che... I webinar del progetto sono visionabili a questo link che vi ho messo. E appunto oggi parleremo dell'esperienza di partecipazione del Comune di Reggio Emilia, che è molto attivo in questi progetti di coinvolgimento, di coprogettazione, di condivisione di obiettivi, di azioni e di soluzioni con la cittadinanza. Quindi abbiamo con noi l'assessora Valeria Montanari. Io vi ricordo che potete usare la chat per porre le domande alla relatrice e che la registrazione e i materiali verranno pubblicati su Eventi PA. A questo link dove vi siete iscritti. Quindi io direi di lasciare la parola all'assessora Valeria Montanari, che ringraziamo per la sua disponibilità e condivideremo adesso delle slide. Quindi buongiorno. Non la sentiamo, probabilmente non ha il microfono attivo. Forse adesso è aperto? Perfetto, va bene, allora Bene, io le lascio la buongiorno. parola. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Bene, possiamo cominciare. Allora, innanzitutto grazie a Formest per questa opportunità, per dare appunto l'opportunità al Comune di Reggio Emilia di raccontare la propria esperienza di partecipazione e di collaborazione civica. Mi rifaccio un po' agli anni precedenti, a quando abbiamo iniziato questa esperienza e abbiamo iniziato dando il via al progetto qua, Quartiere Bene Comune.
Reggio Emilia è una di quelle città, siamo 172.000 abitanti, che è stata ovviamente soggetta all'allora legge del governo Berlusconi, che appunto ha abrogato gli istituti di decentramento, quindi le circoscrizioni per tutte quelle città al di sotto dei 250.000 abitanti. Nella nostra città le circoscrizioni avevano un valore, direi, storico, identitario, esistevano ben prima che entrasse in vigore la legge nazionale, in una sorta di diciamo così, partecipazione dal basso, partecipazione bottom-up, che appunto era iniziata con una fase gloriosa nei quartieri, collegata anche all'istituzione delle prime scuole e nidi di infanzia cittadini, che sono fatti risalire ovviamente dal punto di vista scientifico alla pedagogia di Loris Malaguzzi, ma che già esistevano da prima grazie al fatto che diverse mamme, diverse lavoratrici appunto nel tempo avevano occupato degli edifici sfitti e degli edifici vuoti, appunto, chiedendo al comune e all'amministrazione di poter mettere lì i servizi e le scuole dell'infanzia. Siamo alla fine degli anni 60. Con gli anni 70, appunto, inizia questa storia delle circoscrizioni che appunto si interrompe con l'abrogazione degli istituti di decentramento. È chiaro che se da una parte comunque anche allora le circoscrizioni si erano un po' svuotate di quello che era il loro significato originario, però quello rimaneva uno strumento estremamente importante e significativo per la cittadinanza e soprattutto per le associazioni, per avere delle relazioni forti appunto tra gli amministrati, tra i cittadini ovviamente e gli amministratori eletti nel Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Quindi si è creato un vuoto importante. In una città, Reggio Emilia, che ha circa 27.000 persone impegnate nella coesione sociale, questi sono i dati che ci dà la Camera di Commercio in relazione con il terzo settore, e quando parlo di 27.000 persone, parlo di persone impegnate nella cooperazione sociale, nel terzo settore, nell'associazionismo o anche nell'attività appunto di volontariato gestita dai singoli cittadini, proprio nella loro natura di volontari. Pensate che il comune di Reggio Emilia ha circa 1.450 dipendenti, mentre ci sono 1.500 volontari singoli che quindi non risalgono a nessuna associazione, ma che hanno una natura contrattualizzata diretta col comune sotto forma ovviamente di un'assicurazione, che tutti i giorni ci aiutano ad aprire le biblioteche, a mettere a posto i libri, a seguire gli anziani, a fare attività di sfalcio dei parchi, a fare progetti ambientali, progetti digitali, quindi c'è, diciamo così, una città abituata alla partecipazione e quindi la necessità comunque di provare a un certo punto a buttare il cuore oltre l'ostacolo e a provare a trovare quella che per noi è stata appunto una soluzione. Qual è stata la soluzione? Come un po' lo dice la slide, abbiamo provato a cambiare il modello di governance. Abbiamo ovvero provato a ricostruire in un qualche modo una relazione con i soggetti attivi e responsabili, con un'idea di progettualità che andasse nella direzione di raccogliere all'interno dei nostri quartieri e in una suddivisione di ambiti che è stata molto più parcellizzata, perché parliamo di 18 ambiti su tutta la città, quindi le circoscrizioni erano 8, quindi li abbiamo decisamente risuddivisi, nei quali le persone erano chiamate in veste di singoli cittadini e quindi anche con una volontà di autorità personale o anche di autorità giuridica, in quanto rappresentanti di associazioni o di enti del territorio o anche di attività economica, di portare criticità e bisogni del quartiere, però anche con la volontà di portare proposte per andare nella direzione di trovare le soluzioni. Quindi, da questo punto di vista, il lavoro che è stato fatto è un lavoro che appunto è andato nella direzione di passare da una dimensione di partecipazione, ovvero ascolto l'assemblea pubblica, faccio le mie considerazioni, cerco di gestire la relazione con la politica, con la città, con i tecnici, magari aggiustando progetti o integrandoli, ad una dimensione di vero e proprio protagonismo civico, cioè porto i problemi, ma mi metto nella condizione di poter provare a costruire anche proposte risolutive, che appunto se trovano in un qualche modo anche una condivisione con gli altri attori che sono dentro a questo sistema di partecipazione civica, possono diventare vere e proprie progettualità. È per questo che abbiamo parlato di protagonismo civico. Protagonismo civico che diventa a tutti gli effetti una dimensione collaborativa,
quindi anche Reggio Emilia, ovviamente mutuando l'esperienza capofila italiana del comune di Bologna, a un certo punto decide di assumere, di votare in consiglio comunale il proprio regolamento di beni comuni, che ovviamente però cerchiamo di sartorializzare su quelle che sono le esigenze della nostra città. Esigenze che vanno nella direzione di vedere il bene comune non tanto come una piazza, un edificio da riqualificare o un singolo progetto, ma il bene comune diventa a tutti gli effetti il quartiere, il territorio, quindi i quartieri e la frazione. Cioè il quartiere e la frazione sono lo spazio fisico oggetto dell'accordo di cittadinanza e sono lo spazio fisico che è oggetto di valorizzazione di bene comune. Quindi dentro a un singolo accordo di cittadinanza si trovano tante progettualità, ma il framework di riferimento, quindi il quadro spazio-temporale a cui ci si riferisce, a tutti gli effetti è il quartiere o la frazione, inteso proprio come entità viva, entità economica, dove ovviamente gli aspetti economici non sono solamente quelli della finanza pubblica, ma diventano tutti gli effetti, gli impatti, le relazioni, le capacità di rigenerare i luoghi, ma soprattutto anche di rigenerare delle relazioni di comunità che magari erano andate perse o che erano rimaste in un qualche senso sottese. Quindi il quartiere, da una parte, è luogo identitario, così come cercavo di raccontare prima, lo è sempre stato nella storia della città, ma diventa anche luogo fenomenologico della quotidianità dell'azione pubblica, cioè come spesso noi diciamo, il quartiere è protagonista nella sua straordinaria normalità di luogo dove accadono delle cose, dove accadono delle cose che magari non sono sempre di grandissima dimensione, perché magari i grandi progetti sono ovviamente gestiti con altri canali dall'amministrazione pubblica, ma dove la relazione di prossimità e la dimensione delle soluzioni di prossimità ha un grandissimo significato per i cittadini, perché è quella relazione, quella dimensione, quella soluzione che essi vivono ogni giorno, cioè quella che riguarda la loro quotidianità. Tante volte ci è stato detto: sì, va bene, fate le grandi riqualificazioni, sì, è bellissimo, avete costruito questo nuovo progetto, questo nuovo museo, ma sotto casa nostra, che cosa sta succedendo? Cioè, vi interessate anche della via, della strada, della piazza? Quindi è proprio questo il luogo fenomenologico che diventa protagonista, in via il più possibile, ovviamente quotidiana, della dimensione appunto del bene comune. Sì, qua c'è una piantina che vi dà un po' l'idea di quello che è la nuova dimensione di quartiere. Reggio Emilia, tra l'altro, è un comune, come tra l'altro diversi comuni capoluogo emiliani, che ha una serie di caratteristiche. La prima, sicuramente, che fa sempre insomma un po' sbalordire, è che ha una dimensione di superficie che è 3 volte il comune di Milano. Peccato che però noi siamo 172.000, quindi capite che è una città. Ad esempio, dove c'è una dimensione urbanistica profondamente innervata nella città storica, che ha una struttura che nel frattempo si è evoluta in una dimensione proprio radiale, quasi a bracci, non ci sono le periferie. Forse così come sono intese nella narrazione nazionale, cioè quindi zone profondamente degradate, luoghi del non essere, luoghi non luoghi. Però c'è una dimensione di periferia, l'abbiamo scoperto anche somministrando i 200 questionari a tutti i capi progetto che hanno partecipato con noi in questi anni a Quartiere Bene Comune. E la nostra dimensione di periferia è una dimensione spaziale, cioè nelle aree più periferiche della città. L'impressione che hanno i cittadini, che a volte è una semplice percezione, altre volte è reale, è che comunque vi siano meno servizi e meno funzioni pubbliche rispetto al corollario della città consolidata, dove si innervano i quartieri più popolosi, e rispetto ovviamente al centro storico, che invece ovviamente è la città propria nelle sue funzioni comunitarie, nelle sue funzioni anche di servizio e di presenza sul territorio. Quindi il nostro bisogno era anche quello di spaziare in una dimensione che fosse esterna rispetto alla dimensione della città storica e della città consolidata e andasse nella direzione delle frazioni, lì dove le persone si sono sentite più abbandonate, perché magari a loro
era meno a disposizione tutta una serie di servizi, ad esempio dalle ciclabili oppure dai servizi del trasporto pubblico, dalle funzioni soprattutto del tempo libero, dall'impiantistica sportiva. Quindi la necessità è stata quella anche di provare a riequilibrare questa relazione. E tanto è vero che negli sviluppi futuri del progetto che stiamo proprio mettendo in campo in queste settimane c'è un asset piuttosto importante proprio riferito a questo aspetto, ma magari ci torniamo in un secondo tempo. Nell'ambito di quella che è stata la pianificazione di questo lavoro, che appunto ha visto la costruzione quindi di un regolamento, la costruzione di momenti di condivisioni con un iter molto preciso e anche piuttosto ben segmentato e delimitato proprio nelle sue funzioni, e che adesso vedremo nelle prossime slide, un aspetto rilevante è stato certamente quello della pianificazione strategica. Noi abbiamo lavorato su due asset principali di lavoro: la cura della città, intesa come tutta quella serie di manutenzioni di quartiere che sono necessarie e funzionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle associazioni, delle scuole e di tutte le realtà del quartiere. Ad esempio, il tratto di ciclabile che manca nel collegamento tra l'oratorio parrocchiale e un quartiere. L'apertura di un cancello con la costruzione del relativo marciapiede che permette la messa in sicurezza del passaggio dei bambini, ad esempio, dalla scuola o dalla palestra. La costruzione di un'infrastruttura digitale che ha permesso la connettività in una frazione dove non arrivava l'internet. Quindi tutti interventi a cura, a guasto quindi, o a programma di piccola o di media entità. Quindi non tanto la buca o il lampione, perché quelli ovviamente hanno una necessità di segnalazione che oggi, come nella maggior parte dei comuni d'Italia, viene fatta attraverso delle applicazioni, oppure scrivendo la mail alla segreteria del sindaco, agli assessori o di persona o telefonando, ma tutta quella serie di manutenzioni la cui pianificazione serve appunto a migliorare la vita del quartiere, e queste sono state in tutta la città concordate con i cittadini per un valore di intervento che nel corso di 3 anni si è attestato attorno al 1.300.000 euro, quindi fatto salvo invece tutta un'altra serie di interventi che ovviamente sono all'interno del bilancio dei lavori pubblici, che riguardano le ciclabili, che riguardano la manutenzione delle strade, gli asfalti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, che ovviamente è andata a integrazione, ma questa parte proprio è stata quella decisa con i cittadini. Invece un altro asset di lavoro è stato la cura della comunità, ovvero la costruzione di contenuti progettuali nell'ambito del sociale, dell'educazione, dell'ambiente, del paesaggio, del digitale, della valorizzazione agricola, che sono serviti non solo a portare a casa in alcuni casi progetti innovativi, in altri casi a dare continuità a progettualità già preesistenti, ma a costruire quella rete di relazioni che è necessaria comunque a far vivere meglio un quartiere e una frazione. Perché se c'è un risultato, io credo che il quartiere bene comune è riuscito ad ottenere, a fronte invece di altri sui quali abbiamo invece in parte anche fallito, e che magari insomma poi vi racconto perché è importante anche capire invece le cose da migliorare, dicevo invece un risultato è stato quello di costruire relazioni di comunità di natura circolare, cioè in una città dove il tessuto sociale, associativo e comunitario è comunque rilevante e forte, però spesso il rapporto con l'amministrazione è di natura univoca, cioè l'associazione viene in comune perché ha delle necessità, oppure il comune interpella l'associazione perché magari vuole portare avanti dei progetti. Mancava un po' quel livello di circolarità che è necessario anche a produrre più valore sociale rispetto a quello che il rapporto uno a uno sarebbe in grado di produrre. Noi abbiamo sempre detto che i progetti di quartiere bene comune sono riusciti nelle misure in cui siamo riusciti a far sì che 2 più 2 non facesse 4 ma arrivasse a fare 5, e quell'uno in più è stato proprio dato dalla capacità di costruire una rete di relazioni sul territorio al netto del risultato del singolo progetto, perché è chiaro che la relazione sul territorio è quella che è necessaria e che si rende utile per costruire il secondo, per costruire il terzo progetto, e quindi per costruire un'innovazione di processo a quel punto che permette anche alle associazioni di mettere in campo modalità di lavoro che sono differenti e sicuramente più innovative rispetto a quelle che hanno sempre utilizzato, anche relazionandosi assieme all'amministrazione comunale.
È chiaro che questo modo di lavorare richiede uno sforzo importante da parte dell'amministrazione, che io credo deve essere capace di fare un passo indietro quando è necessario, e quindi di mettersi anche la politica sullo stesso piano dei cittadini, e quindi con la capacità di poter conseguire un risultato, riconoscendo però il protagonismo delle persone, e anche avere il coraggio di fidarsi delle persone. E allo stesso tempo, con uno sforzo importante anche da parte dei volontari, a volte fin troppo importante, perché comunque ai volontari viene richiesto un carico di lavoro che spesso è significativo. Ed è un carico di lavoro che purtroppo, anche in base, all'impianto, burocratico formale a cui tutte le amministrazioni comunali sono comunque sottoposte, spesso è quasi più di natura giuridica, permessistica. Penso ad esempio alla sicurezza, che è il grande, spauracchio di tutti i volontari. I piani di sicurezza, ma non solo, anche altri aspetti, che comunque creano in effetti per loro un peso che non è differente, aspetto sul quale noi vogliamo lavorare anche nei prossimi anni, proprio per cercare, non tanto di snellire, perché le cose proviamo a snellirle, ma è chiaro che a un certo punto c'è la legge e la legge vale per tutti e deve essere assolutamente rispettata, quanto per accompagnarli in percorsi che quantomeno siano chiari e quantomeno siano unitari in tutti i vari passaggi, in modo da non lasciarli soli, perché altrimenti il semplice, il puro lavoro del volontariato diventa un lavoro molto complesso, perché appunto non è un lavoro, ma è un'attività che impiega un tempo di soddisfazione, un tempo qualitativamente importante per le persone, che traggono soddisfazione nel fare cose per gli altri, per il bene comune, ma deve essere impiegato a fare quello e non unicamente a seguire procedure burocratico-formali. Ecco, un aspetto interessante sul quale vorrei focalizzarmi, perché questo credo sia un unicum che ha la nostra città, noi abbiamo provato a istituire una nuova figura professionale, che è quella dell'architetto di quartiere. Allora, sgombero subito il campo da perplessità e dubbi, nel senso che l'architetto di quartiere non è per forza un architetto iscritto all'ordine degli architetti, è proprio un nome che abbiamo dato, che per noi significava costruttore, pianificatore, progettista di relazioni di comunità. Quindi i nostri architetti di quartiere, che in parte sono architetti, in parte sono urbanisti, in parte sono addirittura geografi o comunque hanno competenze prese, mutuate dalle scienze umanistiche, non progettano piazze, non progettano strade, ma progettano relazioni di comunità, cioè fanno sì che questo lavoro che ho cercato di raccontarvi, che questo processo che stiamo cercando di mandare in scena, sia un processo supportato, sia un processo che vede la partecipazione attiva delle persone anche in tutta una serie di momenti, dal kick-off meeting iniziale, al focus group, alle attività progettuali sulle quali serve un accompagnamento tecnico. Sono quelli che costruiscono la relazione con gli altri asset dell'amministrazione pubblica, quindi con i lavori pubblici, col servizio ambiente, col servizio urbanistica, e che quindi prendono dalla città le esigenze, i problemi, ma anche le potenziali soluzioni e opportunità, le portano dentro all'amministrazione, costruiscono le condizioni dove ci sono per una fattibilità tecnico-finanziaria e poi dopo riportano i progetti sui quartieri per permettere ai cittadini di portarli avanti. È un policy maker a tutti gli effetti. È personale interno all'amministrazione comunale, questo ci tengo a dirlo, nel senso che noi li abbiamo selezionati con un concorso pubblico a tempo indeterminato, quindi con una serie di posti in pianta organica. È chiaro che alcuni sono a tempo indeterminato, altri sono a tempo determinato perché abbiamo avuto bisogno di mettere dentro altre figure, perché questa ovviamente è un lavoro che abbiamo dovuto diffondere su tante figure nella città, avendo 19 ambiti di intervento. Ma è personale interno, quindi noi abbiamo fatto questa scelta anche politica molto precisa di utilizzare, di costruire, di dare vita a questa nuova figura, però utilizzando personale della pubblica amministrazione. Sì, queste cose ve le ho già un po' raccontate, vi ho detto appunto che si tratta di un regolamento che mutua ovviamente di ispirazione Bologna, ma che poi prende un po' la sua strada. Gli attori del processo sono sia le associazioni, quindi chi giuridicamente è riconosciuto, ma anche i singoli cittadini, quindi il signor Mario Rossi o la signora Maria. Noi abbiamo messo tutti sullo stesso piano, associazioni formali o comitati informali costituiti, cercando
grado di mandare in scena soluzioni ovviamente che reggessero sul piano tecnico, formale e normativo, ma che tendessero a non escludere nessuno, a volte cercando anche di stressare un po' ovviamente l'impianto giuridico tradizionale della pubblica amministrazione e a volte sentendoci così anche un po' soli e coraggiosi nel cercare di trovare delle soluzioni che spesso stanno in piedi proprio su un filo, ecco. Ma del resto, se si vuole innovare, lo sforzo è anche quello di provare a mettere in campo un minimo di coraggio, se no è piuttosto complicato. Questa slide ci torno dopo, volevo prima farvi vedere il piano di lavoro. Allora, come comincia il nostro processo collaborativo? Comincia con una chiamata al quartiere attraverso un kick-off meeting, quindi a tutti gli effetti un momento pubblico che viene segnalato online, viene segnalato offline, quindi dal volantinaggio nelle cassette della posta fino ai social dell'amministrazione comunale o al bot Telegram, quindi a una data ora, in un dato giorno, che solitamente è o nei giorni prefestivi, ovviamente la sera, ovvero quando i cittadini sono a casa dal lavoro, si comincia e si fa un'operazione di ascolto e di lettura del contesto che ci permette di capire con le associazioni, tramite ovviamente focus group anche laterali e con i cittadini in una sorta proprio di momento in cui le persone si alzano e hanno a disposizione il tempo di raccontare il loro problema e la loro potenziale soluzione per cercare di costruire così una visione, una lettura di quel quartiere. Poi iniziamo a costruire dei tavoli di quadrante, come vedete alle slide, sul tema della cura della città o della cura della comunità, dividendo in sottogruppi, che solitamente per la nostra città riguardano ad esempio la mobilità, quindi il bisogno ad esempio di migliorare i percorsi casa-scuola, il bisogno di migliorare la sicurezza urbana e di mobilità nelle frazioni, perché in una città Reggio Emilia che ha un problema serio col traffico, le strade di campagna oggi sono utilizzate un po' come bypass alle direttrici principali e quindi non sono più sicure per la mobilità debole, in particolare per ciclisti e pedoni, e per tutta un'altra serie di bisogni di comunità che vanno dai doposcuola, all'integrazione, ai bisogni sociali che comunque ha il quartiere. A quel punto, quindi in una modalità che è a tutti gli effetti quella dell'Open Space Technology, dell'OST, iniziamo a fare la raccolta di proposte progettuali, costruiamo delle istruttorie interne all'amministrazione, come dicevo prima, per vedere la fattibilità tecnica e finanziaria di questi progetti e iniziamo a costruire quello che è una bozza di accordo di cittadinanza. L'accordo di cittadinanza, magari se dopo fa piacere, posso rimandarvi al sito www.comune.re.it/siamoqua. Nella parte che riguarda l'innovazione sociale e la Smart City, appunto, ci sono tutti gli accordi di quartiere che noi abbiamo firmato, sono diciamo così proprio vere e proprie relazioni che contengono sia tutti i progetti, un accordo di quartiere di solito va da 5 a 10-12 progetti. E contengono ovviamente anche tutti i verbali di tutte le riunioni e di tutti i focus group. Lì si crea la bozza di accordo, a quel punto si condivide in linea di massima il quadro conoscitivo, l'accordo viene approvato dal sindaco e dalla giunta comunale, che quindi hanno modo di vedere progetto per progetto che cosa si vuole portare avanti in quel quartiere e si dà ovviamente il via libera alle risorse che l'amministrazione comunale mette ovviamente per il sostegno dei progetti, quindi l'amministrazione comunale mette risorse finanziarie, piccole risorse finanziarie per il sostegno di tutti i progetti mette il personale a disposizione. Leggo la domanda: a che fondi di finanziamento riuscite ad attingere per sostenere i progetti di quartiere? In questi anni i progetti di quartiere sono stati esclusivamente sostenuti con soldi della pubblica amministrazione di Reggio Emilia, con i soldi del bilancio del comune di Reggio Emilia. Abbiamo fatto proprio la scelta politica di mettere molte risorse, ci abbiamo messo circa 900.000 euro in 3 anni sul sostegno di 163 progetti di quartiere. Poi il progetto viene firmato con una testa, andiamo nel quartiere e facciamo la testa, a quel punto l'accordo, scusate, viene firmato, a quel punto partono i progetti
e parte un'azione di monitoraggio di accountability, che quindi misura le relazioni di impatto, misura il coinvolgimento, misura quanti cittadini partecipano alle azioni, misura i progetti che funzionano, misura i progetti che non funzionano, accendendo dei semafori verdi, arancioni e rossi, e quindi dai nella massima trasparenza anche conto di tutte le risorse utilizzate, dà conto di una documentazione iconografica di tutti i progetti realizzati, che è ovviamente scaricabile dal sito. E alla fine fa la misurazione di impatto, che quasi sempre, tra l'altro, viene fatta dagli stessi cittadini. Noi somministriamo questionari, abbiamo fatto ricerca campione, abbiamo fatto focus group, abbiamo coinvolto la nostra università locale, l'Università degli Studi di Modena e Reggio, nell'aiutarci a capire quali sono stati i progetti che hanno funzionato meglio. Quindi la valutazione e la rendicontazione dei risultati a tutti gli effetti è una parte attiva e integrante della progettualità, perché senza i numeri non siamo misurabili e non possiamo capire che cosa ha funzionato e che cosa non ha funzionato. Il modello organizzativo di questo team di lavoro ovviamente ha un dirigente del servizio e delle politiche per il protagonismo responsabile della città intelligente, e poi ha sotto due sottolinee di lavoro date dagli architetti di quartiere. Sono 8 e di solito sono 2 a scavalco in ogni ambito territoriale, più un coordinatore generale. E il back office, che invece fa un'azione più amministrativa, contabile e di call center direttamente sui progetti, per cercare di risolvere invece le situazioni più minute, e ovviamente gli amministrativi che sono chiamati a fare gli atti. Allora, volevo darvi alcuni numeri. Adesso, vabbè, qua abbiamo un po' di grafiche rispetto al progetto. Allora, noi abbiamo sottoscritto 27 accordi di cittadinanza, compreso un laboratorio urbano. Il laboratorio urbano non ha riguardato un quartiere, ma riguardato tutta la città, perché si è trattato di un parco che interessava 3 quartieri, un parco enorme di quasi 24.000 metri quadri. Gli accordi di cittadinanza, dicevo, sono stati 27 su 19, 18 ambiti, in realtà non 19, perché alcuni sono andati a rinnovo, quindi sono stati rinnovati più di una volta. Abbiamo avuto 1.540 partecipanti unici ai percorsi. Allora, i partecipanti per noi non sono quelli che sono venuti alle riunioni, ma sono state le persone che hanno attivamente partecipato a realizzare i 163 progetti, quindi persone che hanno avuto un ruolo attivo in città nella realizzazione dei progetti. Abbiamo avuto 784 sottoscrittori degli accordi, di cui 431 rappresentanti di associazioni, 330 singoli cittadini volontari e 23 attività economiche del territorio. Le attività economiche di solito sono di piccola entità, ma sono estremamente importanti. Sono ad esempio il bar del quartiere, quello storico, il pizzaiolo, l'azienda agricola che magari mette a disposizione gli alberi per fare le piantumazioni, oppure l'impresa che ci ha aiutato a fare un po' di lavori, e ovviamente il suo impegno sull'accordo è stato quello di mettere in disponibilità gratuita magari materiali e opere per portare a casa i progetti. È chiaro che ci piacerebbe avere più attività economiche che, insomma, partecipano con noi e contribuiscono a portare avanti i progetti. Queste sono le zone della città dove sono stati fatti i progetti. Nelle zone verdi sono stati firmati 2 accordi di cittadinanza, quindi sono andate a rinnovo 2 volte. Le zone gialle sono quelle sulle quali siamo arrivati in un secondo tempo, e ovviamente perché non siamo riusciti a mandare in onda tutto insieme, ed è stato firmato un unico accordo di cittadinanza. Questo è il budget sulla stagione passata e finita, che adesso stiamo appunto riaprendo, la riapriremo proprio nel mese di gennaio, quindi 843.000 euro sulla cura della comunità e quindi sui progetti di comunità, e come vi dicevo prima, circa 1.300.000 euro invece sulle manutenzioni pattuite e concordate con i cittadini per la cura della città. Andando verso la fine della presentazione, volevo mettere in luce alcuni aspetti. Allora, io trovo che l'aspetto più importante che abbiamo messo in atto è stato quello dell'innovazione, proprio del processo metodologico della partecipazione sulla nostra città, cioè passare da una dimensione di collaborazione da una dimensione, scusate, di partecipazione proprio a una dimensione di collaborazione civica.
Vi faccio un esempio. Frazione di Mattenzatico, torno indietro così ve la faccio vedere, la trovate in alto, direi alla destra del monitor, quindi piuttosto decentrata rispetto alla città storica. Mattenzatico è una frazione che ha ad esempio un consolidamento forte nella propria comunità, succedono tante cose, hanno anche un teatro, hanno un piccolo commercio di comunità che funziona, dove è rimasto, anche se è un commercio che ovviamente lotta tutti i giorni con la globalizzazione, ma resistono. Era una frazione che beneficiava di un doposcuola organizzato dall'amministrazione, dal servizio di officina educativa, che è il nostro servizio pomeridiano rivolto ai bambini e ai ragazzi, assieme alla Fondazione per lo Sport, che è la fondazione che al suo interno ha tutte le società sportive dilettantistiche. Questi due soggetti, appunto, hanno rilasciato negli anni, ogni anno, circa una quindicina di doposcuola sulla città, che appunto andavano a essere attivati lì dove ce n'era necessità. Fatto sta che il doposcuola organizzato dal comune nella frazione di Mattenzatico con questi due soggetti era arrivato ad avere 10-12 bambini. Quindi a un certo punto il servizio comunale decide di chiuderlo, perché obiettivamente non c'erano più le condizioni per tenere aperto un servizio che comunque venisse fruito da così pochi utenti. Quando arriviamo a quei laboratori di cittadinanza nella frazione di Mattenzatico, la prima richiesta che ci viene fatta è il doposcuola. A che a quel punto noi gli diciamo: ma scusate, l'avevate, non ci andavate, cioè noi abbiamo deciso di chiuderlo perché appunto non veniva frequentato, ma siete sicuri che vi serva? La risposta è stata: sì, ci serviva, ma così come era fatto non andava bene. Allora, quando parlo di innovazione di processo dico proprio questo, cioè a quel punto l'amministrazione pubblica aveva due scelte, cioè poteva dire: vabbè, ma vi diamo un doposcuola gratis, quindi ve lo tenete così come l'abbiamo preparato e ne usufruite perché magari altri territori non ce l'hanno, oppure come abbiamo cercato di fare dentro al laboratorio di cittadinanza abbiamo detto: benissimo, non vi piace, adesso ci dite come lo volete, lo progettate voi, noi vi diamo gli strumenti per cercare di migliorarlo, sartorializzandolo sulle esigenze della vostra frazione e a quel punto vediamo se funziona. Abbiamo fatto così, gli abbiamo dato un po' di risorse, gli abbiamo dato la disponibilità di qualche educatore che potesse seguirli dal punto di vista un po' più professionale. Alla fine hanno costruito, grazie alla presenza del teatro artigiano, che è un teatro storico di quella frazione, un doposcuola basato sull'inglese e sul teatro così come lo volevano, e i bambini partecipanti sono stati 65, a differenza dei 12 che andavano nel doposcuola organizzato dal comune. Allora, è chiaro che l'innovazione di processo qual è stata? La capacità di dire a questo punto: vi abilitiamo a provare a costruirvi la vostra soluzione di quartiere, e in questo caso la soluzione di quartiere ha funzionato. Lo stesso sistema l'abbiamo utilizzato in un progetto molto innovativo, forse il più innovativo che ha messo in campo il Comune di Reggio Emilia in questi anni, nella frazione di Rivalte Coviolo, che vedete ad esempio in basso a sinistra dello schermo, sopra appunto le scritte degli anni. Coviolo è una frazione dove non arrivava la connettività, cioè gli operatori privati delle telecomunicazioni non avevano investito in fibra perché ci abitavano poche persone, quindi a loro non conveniva. A quel punto noi eravamo nella condizione di decidere se lasciarli così, perché comunque sapete che gli operatori pubblici possono intervenire lì dove c'è fallimento di mercato certificato, oppure comunque nello spazio pubblico. Oppure se trovare con loro una soluzione. Quindi gli abbiamo portato la connettività fino al centro sociale, che sono i nostri luoghi di aggregazione pubblica, sui quali tra l'altro stiamo facendo un investimento abbastanza importante, quindi le famose ex bocciofile emiliane, per capirci, sono una cosa un po' diversa, ma voglio dire, l'immaginario è un po' quello. Il centro sociale prende dalla fibra la connettività, la sfila attraverso ad un'antenna, costruendo una sorta di buffering in modalità wifi su tutta la frazione. E gli abitanti di Coviolo, tesserati al centro sociale, con un'antenna ricevono in modalità wifi la connettività dal centro sociale e sono connessi a internet, con un abbonamento che pagano un terzo rispetto al mercato, perché costa dai 10 ai 12 euro, e navigano con una fibra simmetrica che funziona, in upload e download, che funziona benissimo. Questo progetto, che è stato fortemente innovativo, ci ha permesso di vincere lo European Broadband Award nel 2017, che ci è stato appunto dato dalla Commissione europea. E questo ci ha permesso a nostra volta di disseminare il progetto in altre due frazioni, quindi in questo momento con questa modalità ci sono connesse 400 famiglie di reggiani e
stiamo costruendo una sorta di impresa sociale o di cooperativa di comunità, stiamo proprio facendola in questi giorni, in queste settimane, perché vorremmo provare a portare questa soluzione di comunità ad altre frazioni della città, perché poi il bello del progetto è che, essendo un progetto pubblico, privato, comunità, fa sì che gli utili, una volta tolte ovviamente le spese, vengano, a seconda di linee guida che abbiamo deliberato, reinvestiti sulla comunità. Quindi alcuni servizi del quartiere di Fogliano, di Massentatico e di Coviolo, che è stato appunto il primo quartiere, sono pagati con gli utili del wifi di comunità che appunto queste tre frazioni hanno a disposizione. Cosa vogliamo fare adesso? Adesso abbiamo bisogno di mettere in campo una scelta forte nel determinare luoghi che possano diventare a tutti gli effetti luoghi multiservizio di quartiere, perché ci siamo resi conto che il volontariato, essendo un po' diciamo un fenomeno che ovviamente è dato dalla buona volontà delle persone, ha bisogno di una strutturazione più forte proprio sul piano formale, e abbiamo identificato nei luoghi di aggregazioni come sono i centri sociali, ma come possono essere, lì dove non ci sono i centri sociali, gli oratori di alcune parrocchie o anche luoghi terzi, quegli spazi nel quale l'osmosi tra amministratori e amministrati si consuma meglio, perché ci siano dei luoghi che in un qualche modo possano essere a tutti gli effetti, come sono questi che vedete nella foto, dove avvengono tante cose: ci sono teatri, ci sono momenti di cultura, ci hanno fatto appunto il wifi, ci hanno fatto il doposcuola, dei veri e propri spazi di comunità, dove vorremmo arrivare ad attivare questo tipo di servizi, sempre in una modalità pubblico-privato-comunità, dal portierato sociale a piccoli servizi di quartiere, azioni di sfalci, ad azioni di welfare digitali e a inclusione sociale digitale, che va sia nella direzione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale, che è una grande necessità, insomma, dei nostri tempi, e non unicamente per magari le persone più grandi, più adulte, ma anche appunto per quelle che sono le giovani generazioni. L'altro sforzo che vorremmo fare, perché ad esempio il wifi di comunità è stato questo, è quello di cercare di prendere una serie di progetti che per noi sono stati più innovativi, proprio perché c'è un associazionismo e una cittadinanza matura per fare il salto, e trasformarli da progetti associativi a micro esperimenti di economia di prossimità, di economia di quartiere, che possono magari anche dare utili e che possono in qualche modo autosostenersi senza, magari con lo startup e la finanza pubblica, ma poi avere in disponibilità quelle risorse che sono necessarie appunto a mandare avanti i progetti di comunità. Lo faremo attraverso una modalità che abbiamo chiamato piano strategico di quartiere, quindi non solo accordi, ma anche la necessità di mettere al centro gli strumenti di pianificazione della pubblica amministrazione. In particolare abbiamo scelto il piano urbano generale, quindi l'evoluzione 4.0 del piano regolatore, e il PUMS, il piano urbano della mobilità, e fare in modo che questi strumenti di piano siano appunto innervati nella progettualità che faremo e che porteremo avanti tra amministratori e amministrati nei prossimi anni. Grazie. Grazie mille, Assessore, è stato molto chiaro e molto interessante il suo intervento, perché veramente dei progetti molto belli che, insomma, speriamo che anche attraverso questa diffusione, insomma, possano essere da esempio per altre realtà. Io invito i nostri relatori magari a fare delle domande, visto che la maggioranza vengono da pubbliche amministrazioni, quindi se volete fare qualche domanda a Valeria Montanari per capire, insomma, veramente come sono riusciti poi ad attuare, insomma, dalle idee ai fatti, no? E quindi anche questa innovazione proprio sui processi è molto, molto interessante, quindi sfruttiamo questi minuti per appunto porre qualche domanda. Vediamo se arriva qualcosa dalla chat. Per il momento non vedo. Ok, arriva una domanda da Giuseppe Varvaro, che chiede: vorrei sapere se avete delle linee guida di partecipazione che riguardano i cittadini di origine extracomunitaria.
Assolutamente sì, abbiamo lavorato ovviamente anche su Cittamondo, su quelle che sono le nuove residenze, che sono i nuovi reggiani, sia anche perché la nostra è una città che comunque ha una percentuale di popolazione immigrata piuttosto rilevante, che si attesta, credo gli ultimi dati siamo attorno al 15-18%. In particolare abbiamo lavorato molto sul tema della cittadinanza e della Costituzione. Brevemente un progetto di quartiere che si chiama Mamme a Scuola. Il progetto Mamme a Scuola, che portava in un qualche modo le mamme a poter fare corsi di cittadinanza per avere a disposizione tutta una serie anche di elementi conoscitivi della città, dei servizi o anche delle opportunità per i loro bambini, storicamente si è sempre svolto, come dicevo prima, nella città consolidata e in centro storico. Però molte di queste persone abitano invece nelle frazioni, quindi abbiamo portato questi progetti nelle frazioni, perché in tante di queste mamme magari erano a casa e non avevano nemmeno la possibilità di spostarsi se non con il trasporto pubblico. Quindi abbiamo cercato il più possibile di avvicinarci a loro. Poi abbiamo avuto un secondo problema, che non sapevano dove mettere i bambini. Perché ovviamente se dovevano partecipare ai percorsi di cittadinanza non potevano farlo magari con i bambini che avevano voglia di giocare o non di ascoltare quello che facevano gli adulti. Quindi abbiamo organizzato in concomitanza il doposcuola dei bambini, nello stesso orario, ovviamente chiedendo il permesso alla scuola, lavorando col personale ATA, e nello stesso tempo abbiamo fatto questo corso alle mamme. Le abbiamo portate nelle latterie sociali dove si produce il parmigiano reggiano, a vedere i monumenti reggiani, alla sala tricolore, gli abbiamo spiegato dove sono i servizi, poi abbiamo iniziato con loro corsi di cucito e di cucina che hanno fatto sì che si costruissero delle forti relazioni di comunità. Io sono molto innamorata di questo progetto perché ho visto proprio delle amicizie nascere, soprattutto tra donne, ed è stata una cosa veramente molto bella e molto interessante. È iniziato con 10 mamme che partecipavano, poi come sempre, soprattutto nelle comunità straniere, la voce ha cominciato a spargersi e siamo arrivati alla fine ad avere una trentina di mamme che hanno partecipato 1, 2, 3 anni e sono tornate tutti gli anni. Bene, molto, molto. Poi non ha funzionato tutto bene, questo ci terrei a dirlo, ci sono state anche delle cose che non hanno funzionato. Uno si dice mai, ma questo va detto. Ad esempio, i problemi principali che abbiamo avuto sono stati soprattutto di natura interna all'amministrazione comunale, ovvero come un progetto profondamente innovativo, che comunque sosteneva una policy orizzontale, potesse in un qualche modo incunearsi nei silos verticali della pubblica amministrazione italiana. Quindi i lavori pubblici che pianificano per i lavori pubblici, l'educazione che pianifica per l'educazione, l'ambiente che pianifica per l'ambiente. Devo dire che abbiamo passato anche dei momenti difficili in cui si sono create delle tensioni. Poi pian piano si è capita la bontà anche del collaborare, che è sempre più complesso e fa spendere più tempo all'inizio, ma poi alla fine dà migliori risultati. Quindi adesso va molto meglio. All'inizio però non è stato facile, questo lo devo dire e devo anche ringraziare la mia dirigente Nicoletta Levi, che comunque ha fatto uno sforzo enorme anche con i colleghi per spiegare che l'ottica collaborativa non è su un progetto, ma è sul modo di lavorare e di processare Beh, le cose. molto interessante perché spesso appunto questi silos spesso non si riescono a rompere, quindi riuscire a lavorare in modo trasversale anche con la burocrazia, insomma, tipica italiana, insomma, non deve essere stata facile, insomma. Sì, perché non è detto che, cioè, uno, voglio dire, l'amministrazione ha fatto una scelta politica precisa finanziando questi aspetti, costruendo un assessorato ad hoc, ma poi è chiaro che poi il messaggio deve passare anche alla struttura tecnica, quindi ci è voluto un po', ma alla fine adesso le cose Ottimo, funzionano un bene, po' meglio. una bellissima esperienza, insomma, perché penso che tutti sogniamo, insomma, di trasformare idee in realtà e quindi per migliorare le nostre città. Quindi molto bello. E quindi la ringrazio molto per Bene. questo suo intervento Grazie a e voi. vedo che non ci sono altre domande, quindi io penso che a questo momento possiamo chiudere, salutarci. La ringrazio nuovamente e poi magari ci saranno Grazie. altri momenti per incontrarci e per raccontarci nuovi progetti. Bene, Molto io bene. ringrazio lei e ringrazio i nostri Buon pomeriggio a tutti. partecipanti e buona giornata. Arrivederci a tutti. Buone feste a tutti. Arrivederci e buone Grazie. feste.